Alberto De Matteis si è diventato produttore di un film, un'avventura che ha già registrato un bellissimo risultato, visto che il film andrà al Festival dei Giffoni. Il film è L'ultimo gol, il regista Federico di Sicilia, un film tutto irpino. Raccontaci un po' la lavorazione del film, il tuo debutto come produttore cinematografico, come è successo? La storia è simpatica, è singolare, c'entri anche tu, perché diciamo sei stata facilitatrice di questo incontro con Federico di Sicilia, di cui avevo già visto un corto in un altro posto singolare, secondo me molto importante, della vita di un certo tipo avellinese, che è lo Zia Lidia Social Club. E mi aveva colpito perché pur fatto con mezzi limitati era molto particolare. Cioè, quando l'ho incontrato proprio in una festa molto simpatica, tradizionale, e cominciamo a parlare di questo suo progetto, mi colpì particolarmente anche lui. L'idea che aveva e la forza, l'emozione, la passione con cui ne parlava. E poi le cose succedono, diciamo, anche per caso. In quel momento anche io forse avevo questo desiderio di fare qualcosa di diverso. È nata da un incontro quest'idea, che poi è stata portata avanti con soprattutto un parametro emozionale. A proposito di emozioni, il film unisce due cose che di per sé sono emozionanti, ovvero la passione per il cinema e il calcio. Raccontaci un po' la trama dell'ultimo gol. Ma sì, il calcio sicuramente è il titolo del film e fa parte molto del film, però a mio modo di vedere è un po' in secondo piano, perché io quando ho letto la sceneggiatura e poi dopo quello che è venuto fuori, che secondo me è molto emozionante, soprattutto una storia, diciamo, che riguarda le emozioni del rapporto padre-figlio, il territorio che dà alcune opportunità e molte altre eleva, storie che si intrecciano soprattutto relativamente a, diciamo, a realtà adolescenziali e anche, diciamo, quelle di una famiglia che comunque vive situazioni che per noi sono molto tipiche anche. Il film parte negli anni 90, quindi è quasi contemporaneo. C'è questo ragazzo Peppino che vive in una famiglia abbastanza modesta e, diciamo, è oggetto prima in maniera emotivamente esaltante e poi anche forse in maniera costrittiva di quelli che sono i sogni un po' del padre. C'è questo rapporto con questo padre abbastanza duro nei modi, dove ci sono le emozioni contrastanti di questo ragazzino che viene investito di situazioni che sicuramente sono più grandi di lui e di cui lui poi si fa carico in qualche modo, anche inconsapevolmente. Quindi ci sono secondo me diversi piani di lettura. È una commedia che, grazie agli attori che hanno avuto la grande disponibilità di partecipare al film, che sono Massimiliano Gallo e poi soprattutto Nello Mascia, e Renato Carpentieri, che è un altro irpino, forse non molti lo sanno, ma lui ha origini di Savignano. Quindi c'è stato un po' questo richiamo anche della terra. Quindi questi attori poi hanno dato ovviamente una coloritura simpaticissima al film, Massimiliano, Nello, lo stesso Renato, e anche ci sono delle sorprese, perché ovviamente sono stati coinvolti dei ragazzi che o non avevano mai calcato una scena oppure facevano teatro qui ad Avellino, e tutti potranno vedere che insomma sono proprio bravi. Il film verrà proiettato durante il Festival di Giffoni, che ormai è uno dei festival internazionali più importanti, non solo d'Italia. Ci è capitata questa cosa bellissima, abbiamo incontrato un'altra esperienza stupenda che c'è nel nostro territorio campano, che è il Festival di Giffoni, mosso da una personalità assolutamente eclettica, tempestosa e piena di iniziative e passioni, che è Claudio Lupidosi. Deve aver anche lui avuto delle emozioni, deve aver pensato che effettivamente il film poi è incentrato sulla figura di un ragazzino che cresce. Il Festival dei Giffoni, come moltissimi sapranno, è un festival del film per ragazzi. È un'esperienza bellissima, tant'è che si chiama Giffoni Experience, e avendolo vissuto così in queste settimane in cui ovviamente sono andato lì per vari motivi, devo dire che è davvero una sensazione molto bella essere partecipare a questo festival. Il 19 venerdì alle ore 17 nella sala Alberto Sordi, lo sottolineo perché inizialmente ce l'avevano programmato nella Lumière, che è una sala più piccola, poi noi lo devo dire, si è dovuta prendere una sala più grande, che è una sala di circa 1000 posti, quindi non è la Lumière ma è l'Alberto Sordi, il
2019, luglio 2017.